Non so se hai visto i precedenti video dove ti parlavo del bisogno di riconoscimento, quindi bisogno di approvazione e il bisogno di legame appartenenza. Ecco, qua oggi invece parliamo di un altro bisogno inconscio molto importante ed è un bisogno che ovviamente ogni essere umano come gli altri ha. È il bisogno di certezza. Il bisogno di certezza che cos'è? Innanzitutto è il bisogno di avere qualcosa di sicuro, dove io mi sento protetto, dove mi sento comunque accolto e dove conosco sia le abitudini, sia tutto ciò che in realtà fa parte della mia storia. Quindi il bisogno di certezza si radica e al tempo stesso forma quella che è la nostra zona di comfort. Quindi sono tutte le nostre abitudini, sono i luoghi che comunque conosciamo, gli atteggiamenti, i comportamenti, le relazioni, sono tutto ciò che, ripeto, funzionale o non funzionale, ma io conosco e che quindi mi fa rimanere certo, mi fa rimanere sicuro, ok? E mi soddisfa questo bisogno. Quindi prova a pensare. Sei una persona che ha molto bisogno di certezza e quindi ha paura dello sconosciuto, ha paura di mettersi alla prova, ha paura di mettersi in gioco in cose diverse, con relazioni, con persone o proprio situazioni magari diverse, o sei una persona che magari è più legata al prossimo bisogno, che vedremo nel prossimo video. E che ovviamente potrai intuire è il bisogno di incertezza, ma di cui però, ripeto, ne parlerò nel prossimo video. Intanto ti lascio questa chicca, quindi pensaci su e prova a fare veramente un'analisi di quali sono tutte le cose di cui tu sei certa, cioè nel senso quali sono gli atteggiamenti, i comportamenti, i luoghi, le persone, le relazioni che allora tu mantieni perché vai a soddisfare questo bisogno, ma magari che non ti sono proprio utili utili, anzi a volte magari creano proprio delle disfunzionalità sia a livello di atteggiamento sia a livello di relazioni. Quindi prova intanto ad andare ad indagare dentro te stessa in questo senso. Poi nel prossimo video vedremo, come ripeto, il bisogno di incertezza. Alla prossima!